Da Salvatore Calleri, grandi film e musica in 432 Hz. Il suo ultimo posto di lavoro? Denver, Colorado. Ho lavorato laggiù per 10 anni. Poi c'è stata una crisi economica. In una settimana sono crollate 14 banche. Lei potrebbe aiutarmi? Non ci sono posti disponibili, purtroppo. Stanno alle calcagna come ombre. Stanno riempiendo di amarezza le vostre viscere. Il miele che vi offrono vi avvelenerà come il morso dello scorpione. E in quel tempo cercherete la morte, ma non la troverete. Bramerete morire, ma la morte vi fuggirà. La potenza dei cavalli sta nelle loro bocche e nelle loro code. Si mimetizzano tra di noi come serpenti. Hanno teste e code e con esse nuociono. Quando il serpente vomiterà dalla sua bocca, sarete travolti dal fiume del suo assenzio. A loro si sono prostituiti tutti i governanti. E la terra è diventata un covo di corpi pieni di spiriti immondi, perché le nazioni stanno bevendo il vino della loro sfrenata concupiscenza. E i governanti si sono prostituiti con loro. E i mercanti si sono arricchiti del loro lusso sfrenato. Svegliatevi! Hanno preso il posto di Dio!
A volte quando guardo la TV mi dimentico la mia identità e mi sento improvvisamente l'eroina di una serie o la conduttrice di uno spettacolo. Guardo le mie foto sui giornali mentre scendo da una limousine. L'unica cosa che conta è diventare famosa. La gente mi guarda e mi adora. Io non invecchio mai, sono diventata immortale. Ha bisogno di un operaio? Può darsi. Ho con me gli attrezzi di lavoro. La paga è solo quella sindacale. Senta, posso parlare con qualcuno della commissione interna? La prego. Ehi, quello non è un divano letto, quindi vai ad appoggiare il culo da qualche altra parte per la notte. Mi scusi, quando sarò pagato? Giovedì. Ti serve un alloggio? Justice Villa è lassù, puoi trovare una stanza e farti una doccia. Sto andando anch'io da quella parte, se vuoi ti accompagno. Non mi va che qualcuno mi segua se prima non mi spiega il motivo. E a me non va di unirmi a qualcuno, finché non vedo dove sta andando. Adesso ci faranno mangiare qualcosa. Poche bene. Ehi! Presto farai amicizia qui. Lui è Gilbert. Per qualsiasi cosa tu abbia bisogno, puoi rivolgerti a lui. Ciao, come va, signor Gilbert? Che cosa hai di te? Attrezzi? Sì, signore. Se sai come usarli... Ti faresti comodo. La doccia sta cadendo a pezzi. Mangiamo prima. Cosa c'è? Non lo so, della testa mi dà. Com'è andato ieri sera? Hai trovato? Lui è nuovo. Benvenuto. Grazie. Ancora un po'? Sì, ancora un po'. Ancora? Sì. Verdura? Sì. Ho lasciato moglie e figli a Detroit. Non li vedo da 6 mesi. Le acciaierie incominciarono i licenziamenti, ma fallirono lo stesso. Accettammo paghe ridicole per rimetterli in sesto. E sai in che modo ci ringraziarono? Con un calcio nel culo.
Principio informatore. Quello che maneggia l'oro detta legge. Chiudono un sacco di fabbriche e noi li vediamo scorrazzare con le loro limousine di merda. Lo sai, dovresti avere un po' più di pazienza. E invece ne ho le palle piene. Loro decidono come devi vivere. Ti mettono in linea di partenza. E il nome del gioco è Corri per il tuo padrone. Noi siamo tutti morti di fame, ma ci azzanniamo l'uno con l'altro. D'accordo, amico, ascoltami. Eccoci qua. Ora siamo pronti. Ma ricordati, tu fa come ti pare, ma io ti romperò il culo. Cosa hai deciso di fare? Mi rompo la schiena per guadagnare, aspettando l'occasione giusta. Arriverà. Io credo nell'America. Seguo le regole. Tutti hanno le loro difficoltà di questi tempi. Dei tanti lavori pesanti, è arrivato il momento di sfatare questa leggenda. Potrete avere delle bellissime unghie laccate, con le 7 nuovissime tonalità che la nostra casa proprio... Ci rendono schiavi delle forze oscure, della materia corporale, e con la vanità, l'ansia e l'indolenza ci anestetizzano la mente. È già la seconda volta che quel rotto in culo si interrompe. Manipolazioni sulla psiche sono state identificate 8 mesi fa da un ristretto numero di scienziati, i quali scoprirono incidentalmente che questi segnali provenivano da... Accidenti, fa venire il mal di testa. Non dirlo a me. L'operatore si è impegnato al massimo per fare questa schifezza. La nostra natura umana si è lasciata sopraffare dalle istituzioni esistenti. Crediamo di essere ricchi e invece... siamo precipitati nell'abisso dell'aridità e della miseria, privandoci di ogni aspirazione, espressione e valore umano. Questi artifici ci mantengono in uno stato di banalità elevata, impedendoci di vedere la degradazione con la quale abbiamo schiacciato il mistero di Dio che è in noi. E se continueremo a vegetare nella vigliaccheria, nella cecità e nel mutismo, sarà la fine. Sono impadroniti della terra e ci manovreranno indisturbati finché non li scopriremo. E quando ci avranno annientati, useranno la melma della nostra materia per concimare i loro giardini. Signore e signori, siamo lieti di comunicarvi che Green Village diventerà un bellissimo complesso residenziale con ampi parchi e nuove scuole. Forza, vieni, ti muovi. Ve l'avevo detto. Ormai diventato un agglomerato. Dobbiamo andare per strada a diffondere le nostre idee. In questo modo non raggiungeremo mai il nostro scopo. Ne parlerò. Le prove del coro sono finite tardi ieri notte. Ah, la chiesa. Sai, usiamo la loro cucina. Alle 4 del mattino. Badiamo a molta gente qui.
circondati da cose abbandonate, paesaggi senza alberi. Davanti a noi ci sono le case di coloro che ci stanno sostituendo. Non abbiamo più identità. Siamo simili a dei robot. Di nuovo. Stanno spegnendo la nostra voce. Se questo trasmettitore tacerà per sempre, il nostro intelletto sarà spietatamente martellato dalle loro violente scosse. L'incertezza... Papà, ho mal di testa. Anch'io, tesoro. Qualcuno può spiegarmi di che diavolo stava parlando? Mi ha fatto venire il latte ai coglioni, quell'idiota. Ma no, adesso non mi va di giocare. Perché no? Cosa facciamo fino all'ora di cena? Vieni qui, vieni qui. Adesso no, ho da Loro vivono, noi dormiamo. Perché siete scelti? Non c'è niente di male. Guardiamo in faccia la realtà. Andiamo in onda solo per qualche secondo. Dobbiamo scordarci di poter superare il loro segnale. Continueranno sempre a disturbarci. Allora creeremo una rete di distribuzione per le strade. No. Non funzionerà in quel modo. E smettiamola una buona volta con questo sistema. Ma non abbiamo altra scelta. Lo capisci? La diffusione per strada è l'unico modo diretto per raggiungere la Terra. Potremmo convincerli a capire che l'emergenza è scattata. Rapinando banche. Continueremo a fabbricare lenti finché saremo sfiniti. Così non raggiungeremo tutta la popolazione. Ci vuole gente nuova, persone forti pronte a lavorare con noi. È indispensabile svolgere questo lavoro, ma perderemo moltissimo tempo. Sai che significa convincere la gente? Ma sei consapevole di quello che abbiamo fatto per vedere? Non è stato. Continuate a cucinare. Stavo andandomene. Ho visto la porta aperta. Volevo chiuderla, qualcuno sarebbe potuto entrare. I vicini sono curiosi. Già, ma ora fatti toccare il viso. Sì. Molto bene. E ora le mani. Volevo solo... Bene. Ah, sei un lavoratore? Sì, signore. Vedi, è la rivoluzione. Ora ti spiego. Devo andarmene subito. Magari un'altra volta, Questo mondo potrebbe avermi reso cieco, ma il Signore mi ha fatto vedere. Tornerai. Incredibili. Certa gente parla di una generale epidemia di violenza. Ho anche incontrato un ragazzo che viene dalle parti di Sant'Anselmo. Mi ha detto che lassù fanno una specie di culto. Qualcosa
qualcosa che riguarda la fine del mondo. Di che si tratta esattamente? Sai, ammazzano persone, rapinano banche, le solite cose, insomma. E quello mi ha detto che molta gente si lascia trascinare da questi ciarlatani. Vuoi sapere la verità? Queste situazioni di merda accadono alla fine di ogni secolo. Forse perché la gente ha paura di affrontare il futuro. Sì, è così. Allora? Che succede? Sono stato là dentro poco fa. Ci sono scatole di cartone, una specie di laboratorio. Che cosa vuoi dire? Non ci sono coristi, è una registrazione. Sta a sentire, tutto questo non mi riguarda. Non sono affari miei e nemmeno tuoi. Ma il nostro amico Gilbert è là dentro ad aiutarli. Ho trovato un lavoro qui e intendo tenermelo. Sto cercando di non uscire dallo spartitraffico, non do fastidio a nessuno e nessuno mi disturba. E tu dovresti fare lo stesso. Traffico è al centro della strada. È il posto peggiore dove guidare. Io me ne vado. Tu fa come credi. A più tardi, amico. Siamo là.
cercate in voi! Andate via! Lasciateci! Facce! Assassini! Vai! Ma quanti vogliono sottrarsi alla vista del Signore! Assassini! E simulerete i vostri piani, agendo nelle tenebre, tirando quel giorno sordi, liberati dall'oscurità e dalle tenebre, i ciechi vedranno! Gli umili si rallentrà! Dio, perché mi hai abbandonato? Ah! Accomodatevi e unitevi al festino. Mettiti lì. È iniziata l'ultima guerra. Omar abbandona i canoni classici della moda. Tornano i colori sgargianti e le paccottiglie, anche senza abbandonare l'eleganza e la femminilità. La collezione autunnale denota una piena libertà di espressione. Grey abbandona il prêt-à-porter per tornare ai favolosi anni lucidi.
obbedite. Sposatevi e purificate. Non pensate. Spendete. Lasciatevi cullare dal benessere. Sottomettetevi. Obbedite. Non svegliatevi. Non fate domande alle autorità. Guardate la televisione. Uccidete la fantasia. Qualche problema. Le ho chiesto se ha qualche problema. Come va, signore? Tutto bene. Lei? Bene, grazie. Grazie, signore. Ecco a lei. Arrivederci. Ehi, amico. La compri la rivista o no? Sono il tuo Dio. Hai sentito? Ti avverto che non voglio grani. O la compri o la rimetti a posto. Dormite. 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 Ma non le interessa neanche la scuola di Lamas. Ho cercato di convincerla, è per il tuo bene e quello del tuo bambino. Tacci. Sono così depresso, mi va tutto storto. Fatti forza, amico. Certo, tu hai ottenuto la promozione. Arriverà anche per te, devi solo aspettare.
Si direbbe che tutto il mondo e soprattutto l'America fosse in attesa di un ordine nuovo. Tutto quello che facciamo, ogni cosa a cui crediamo, può contribuire a forgiare l'avvenire verso il quale vi stiamo conducendo. E questa violazione è stata raggiunta grazie alla vostra malleabilità e all'adattamento del vostro grande spirito nazionalista. Oggi l'America non delude l'aspettativa che ci eravamo proposti. Continuate ad innalzare il vostro egoismo. Incredibile, siamo governati da teste di morto. Noi crediamo nel progresso e sentiamo che l'America sarà all'avanguardia se continuerà a professare la sua fede nell'autorità. E anche un topo le rosicchierebbe quella faccia da formaggio ammuffito. Lei è normale. Questa invece sembra uno zombie. Oh! Se mi tolgo queste lenti ha l'aspetto di una persona assolutamente normale, mi capisce, vero? Se le rimetto, il viso diventa quello di un cadavere riesumato. Adesso ci hai seccato. Se non te ne vai di corsa, chiami i poliziotti. I poliziotti? Sai cosa ti serve invece? Un bravo chirurgo plastico. Ne ho trovato uno che riesce a vedere. C'è uno che riesce a vederci. Trova al supermercato della 43esima. È un maschio alto di razza bianca. Non sembra armato. Porta degli occhiali. Questa storia non mi piace. Non mi piace neanche un po'. È inutile che si specchi, tanto ha una faccia da cadavere. Va bene, cerchiamo di chiarire la faccenda. Non ti conviene. Come hai avuto gli occhiali? Dalla fata turchina. Me l'aspettavo. Localizzato. Siete usciti da una tomba. Il tuo viso è disgustoso più del nostro. Impossibile. Non ci costringere a spappolarti il cervello, amico. Cerca di calmarti, eh? Diciamo che ti è successo qualcosa di imprevedibile, qualcosa che ti ha fatto perdere la testa. Perciò andiamo in un posto tranquillo. Risolveremo tutto quanto. No! No! Allora morite esattamente come noi. Basta. Vectra 2, chiamate la centrale. Ma che succede? Ma quello è un primo filo. Raccomandate l'anima al vostro creatore, sono venuto ad annientarvi. Anche perché ne ho le palle piene. Vicino all'entrata. Ha un fucile a pallettoni. È un bianco. 30 anni, capelli lunghi. Alla mamma non piacciono i chiacchieroni. Ha degli occhiali da sole. Hey.
E tu chi sei, Ranocchietto? Vuoi fargli vedere dove sono? Non mi sembra giusto. Buttala! Ho detto buttala! Sparisci, piedi piatti. Parte vado. Sei sposata? Sì. Per favore, non mentirmi. No. Vivi sola? A casa tua? Perché vuoi andarci? Perché potrebbe essere un posto sicuro. Io non so che cosa vuoi da me. Sta tranquilla. Questi occhiali sono come una droga, non ne puoi fare a meno, ma ti riducono uno straccio. Senti, oggi le cose non sono andate troppo bene. Non credere di essere l'unico. Certo, mi dispiace, ma avevo bisogno di te per andarmene. No. Uno che è armato non può dire mi dispiace. È lui che comanda. Ascoltami bene, signora. Siamo nei guai. Tutto il mondo è nei guai. Ci stanno circondando e noi non ce ne accorgiamo. Riesci a vederli soltanto con questi occhiali. Ti giuro che con questa roba ci stanno controllando. Non so cosa siano o da dove vengano, ma dobbiamo fermarli. D'accordo. Farò tutto quello che vuoi. Ogni volta che vorrai. Però non farmi del male. Ti prego. Non ho intenzione di violentarti. D'accordo. Stai lottando contro le forze del male.
che non è possibile vedere senza quelle lenti. Da uno sguardo. Se vuoi che io guardi attraverso queste lenti, io guarderò attraverso queste lenti. E se non vedrò quello che vedi tu, lo vedrò ugualmente. Vuoi fare a modo tuo, eh? Non a modo mio. A modo tuo. Non provare a fregarmi. Ho bisogno di bere. Fa pure. Senti, mi dispiace doverti disturbare. Così ti chiami Holly, vero? Holly Thompson. Un bellissimo nome. E cosa fai? L'assistente ai programmi in una televisione. Canale 54. Una televisione? Sì. Stanno inviando degli strani segnali negli apparecchi televisivi. Holly Thompson, 8434 Circle View Drive. Sì, resto in linea. Thank you.
vederti nessuno. Ho avuto un paio di momenti piuttosto duri. Non voglio avere a che fare. Quante persone hai ucciso? Non erano persone. Sei un lurido figlio di puttana. Voglio mostrarti qualcosa. Tu non devi farmi vedere niente. Ho moglie e figlio. Quindi lasciami stare. Vattene, togliti di qui. Che ce ne andiamo. Ci sono i Rangers, ma dobbiamo fare ancora due isolati. C'è tutto il tempo che vogliamo. A proposito, ho detto a mia moglie di prepararci gli spaghetti per oggi. Se li fa come l'ultima volta. Dottor, perché non ci compriamo un italiano? Non quello californiano. Bevo il vino, lo voglio italiano. Cosa aspetta? Voi ci metterai solo 5 minuti a fare due isolati, no? Cominciare a fare l'occhio. Doug, la paga di una settimana. Non ho potuto far altro. Aspetta! Ehi, trovati un posto dove nasconderti e continua a pregare perché nessuno ti scopra. Prova questi occhiali. Senti, figlio di puttana. Ti ho detto prova. Ehi, sta alla larga da me. Vuoi ascoltarmi, figlio di puttana? Sto cercando di salvare te e la vita dei tuoi familiari. Ma se non riusciresti a salvare neanche... Ti sto dando una scelta. O ti metti questi occhiali o ti faccio ingoiare la spazzatura. Non farti illusioni. D'accordo. L'hai voluto. Andiamo. Andiamo. Non voglio battermi. Andiamo. Non voglio battermi. Smettila. No. Sì. Mettiti gli occhiali. Ehi, amico, te l'avevo detto. Starmi alla larga, no? Va a farti fottere tu e gli occhiali! Da uno sguardo. Su, mettiti. Thank you.
Cristo! Mi dispiace, mi dispiace. Oh, cazzo! Merda! Mettiti questi occhiali, mettiteli! Mettiteli! Guarda, non lo so, guarda, ma forse ci vedono. Uno di razza bianca e uno nero. L'hai visto adesso? Questi scheletri si stanno impossessando del nostro mondo. Che cos'è? Fratello, la vita è una gran puttana. Ed è l'inacquato.
non tenere sempre quegli occhiali, altrimenti ti sembrerà di sentire una lama che ti penetra nel cervello. Da quanto tempo stanno lì? E chi lo sa? Chi sono? Da dove arrivano? Non sono certo di Disneyland. Ma che cavolo di risposta è questa? Che facciamo adesso? Dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare cosa? Vuoi rispondere chiaramente alla mia domanda? Visto che sei un genio, risolvilo tu il problema e dopo fammi sapere, Non possiamo essere gli unici a vedere. Dobbiamo trovare chi li costruisce. Già, se è rimasto in vita qualcuno. Tanto tempo fa, le cose erano diverse. Il mio vecchio mi portava al fiume. Mi prendeva a calcioni e mi parlava del potere e della gloria. Ero salvo. Mi sentivo protetto. Poi cambiò. Divenne meschino e cominciò a maltrattarmi. Scappai di casa a soli 13 anni. Cercò di ammazzarmi una volta. Con un vecchio rasoio. Me lo puntò dritto al collo. Dissi: papà, per favore. Lo faceva muovere avanti e indietro. Come se stesse segando un alberello. Può darsi che siano sempre esistite quelle scritte là. Forse se la godono. A vederci odiare tra di noi. A guardarci uccidere l'uno con l'altro. A poco diventiamo insensibili a tutto. C'è qualcosa di nuovo per loro. Quei dannati devono pagarla. Perché io non sono più il bambino di mio padre. C'è una riunione stasera. Venite a questo indirizzo alle 11. State attenti che nessuno vi segua. Questo mondo deve essere risvegliato. Possiamo farcela. Felice che siate venuti. Potete togliere gli occhiali. Siamo tutti umani qui. Abbiamo
usando i ballaggi di zucchero filato. Non è impossibile che ti scopri. La faremo a passare. Ma certo. Nuove di zecca. Ho avuto la prima spedizione. Non vi faranno più male. C'è meno interferenza. Forza. Da quando hanno quella stazione televisiva, il loro potere è crescente. Va bene, grazie. Questi segnali sono visibili anche da quelli che non sanno vedere. E la nostra mente viene penetrata da questi messaggi che ci accerchiano, il cui unico scopo Ehi. È quello di evitarci di vedere il disordine e la depressione. Problemi per strada? No, l'abbiamo fatta franca. La città è brulica di poliziotti che ci stanno cercando. La maggior parte sono umani. Gli hanno detto che siamo comunisti che vogliono sovvertire il governo. Parecchi si stanno arruolando per questo. Quelli commerciano ricchezza, potere. Vuoi dire che la gente si unisce a loro? Sì, il gioco è quello di corromperci. I nostri conti bancari crescono notevolmente. Cominciamo a comprare case nuove, auto nuove. Perfetto, non è vero? Fanno di tutto per arricchirci. Respiriamo diossina e biossido di zolfo. Usano erbicidi per defoliare i nostri boschi, causando la morte degli animali e la nascita di bambini deformi. Scaricano nelle nostre acque bifenile policlorurato, rendendo impossibile la pesca e non si conosce ancora nessun metodo per eliminare... Perché vogliono tutto questo? Perché sono qui? Semplice. È il loro sporco gioco. Sono liberi imprenditori. La Terra è solamente un altro pianeta. Il loro terzo mondo. Scambio tra ossigeno e anidride carbonica, di vitale importanza per il mantenimento delle catene alimentari. Ci stanno utilizzando come cavie per i loro fertilizzanti. E quando non gli serviremo più, ci bruceranno come scorie e ci elimineranno. Non condannatevi da soli. Non ostinatevi a ignorare. Ci serve un'unità d'assalto. Qualcuno pronto a colpirli quando sarà il momento. Ce l'hai. Avete visto come svaniscono nel nulla? Una volta. Come succede? Con questi costosissimi orologi. In effetti sono radioriceventi. Si sentono tutte le loro trasmissioni. E poi deve esserci una specie di codice segreto o di controllo nascosto. Spingono qualcosa e tutto a un tratto, bang! Spariti. Sto cercando di scoprirlo. D'accordo, adesso state tutti a sentire. È ovvio che non possiamo contare su un largo numero di persone. Basta guardare quanti siamo. Loro potrebbero essere il doppio di noi. Stiamo diventando troppo teneri, questa è la verità. E ci stanno scovando. Sempre più facilmente. Pertanto dobbiamo stare più attenti. Continuate a mantenere le apparenze, andate a lavorare, timbrate i vostri cartellini, fate quello che si aspettano da voi. Siamo stati incauti. E il movimento ne sta risentendo. È ora di smetterla con le chiacchiere. Parlando di come e perché sia avvenuto. È il momento di cominciare a spargere un po' di sangue. Sì! No! Un attimo. Così non funzionerà. Non risolveremo nulla con qualche fucile o qualche granata. Allora cosa dovremmo fare? Aspettare l'occasione propizia. Dobbiamo cercare attentamente, localizzare i loro segnali e interromperli. Dobbiamo svegliare la gente. C'è Dave qui, che sta esaminando il sistema KRDA. Ora lui afferma che il segnale potrebbe provenire da un unico posto. KRDA, è evidente. La trasmissione si recepisce nitida. Il segnale non proviene dalla centrale. È tutto qui quello che dobbiamo fare. È importante scoprire da dove proviene esattamente questo segnale. È l'unico modo per riuscire... Devo parlare con una persona. Pertanto, se vi avvicinasse qualcuno che lavora per quelle creature, qualsiasi cosa dovesse chiedervi, accettate senza indugio. Guadagnatevi la loro fiducia. Fategli vedere che possono comprarvi. Ti sei salvato? Sì, mi è andata bene. Io temevo di averti ucciso. Poteva succedere. E non sapevo fossi con noi. Mi dispiace. Difendermi. Non potrei.
Frank. Aspetta, amico, sei impazzito, non ti muovere! Non puoi uscire allo scoperto. Se funzionasse questa geggio, potremmo ascoltare. Frank. Che c'è? Frank. Che c'è? Frank. Che c'è? Preparati a sudare. Oh, merda. Che? Non lo so. Attenzione. Il vostro orologio da polso ha un cattivo funzionamento. Questa entrata è temporanea, rimarrà aperta 10 secondi. E 10 cosa? Secondi. Muoviti! Ma non sappiamo cosa c'è! Muoviti! 8 secondi. 7 secondi. Speriamo bene. 6 secondi. 1 secondo. Se vi occorre assistenza nel trovare la destinazione, troverete istruzioni bilingue alla fine del corridoio. Che vorrà dire? Non lo so. Ma dove diavolo siamo qui? Siamo sotto la città. Forse è una specie di base sotterranea. Deve esserci una via d'uscita. Spero solo che non ci abbiano visto entrare. Tutte le nostre centrali di sicurezza non hanno subito danni. Bene. Abbiamo eliminato i terroristi. Ricevuto. Li abbiamo presi, li abbiamo sterminati. È una vittoria, amico. Dobbiamo incontrare dei team. Oggi possiamo dimostrare che, avendo seguito fedelmente il nostro schema ideologico, siamo riusciti nell'intento di mettere l'economia americana al servizio dei nostri obiettivi politici. Se i nostri alleati terrestri manterranno la loro attuale linea politica nei nostri confronti, il loro cammino economico sarà in ascesa. Infatti, riducendo la spesa dei nostri armamenti, abbasseremo enormemente l'inflazione interna, perché la nostra politica sociale, oltre a salvaguardare la sicurezza della nostra sopravvivenza, desidera anche collaborare per il progresso del paese che ci sta ospitando. Un tentativo lodevole. Il nostro esercito è riuscito a sterminare quasi tutti i rivoltosi. Sei bellissima. Occidentale, la loro emittente televisiva è stata distrutta. Resteremo forti e uniti per difendere la pace. Continueremo a lavorare per la prosperità. Salve, amici. Non sapevo di trovare anche voi qui. Benvenuti a bordo. Il paese è pronto per le novità. Dovreste togliervi questi stracci di dosso. Non siete più dei derelitti adesso. Loro sì che sanno come si fa girare la ruota. Conoscete già la nostra sede? Non ne ho ancora avuto l'occasione. Allora ti farò da guida. Bisognerà lottare ancora contro l'emarginazione e lavorare. Sapevo che ti saresti schierato dalla nostra parte. Siamo il simbolo del capitalismo. Ed è quello della saggezza, onestà e solidarietà. Cameriere? Grazie. Scusami. Dove diavolo siamo? All'interno del mondo, ragazzi. Non si potrebbe accedere perché è da qui che gli osservatori dirigono i propri sensori elettronici sul mondo della società umana. Per entrare ci serviamo dei piccoli orologi monitor su cui appare ciò che succede all'interno di questa potenziale nuova razza. Allora, se volete rendervene conto, date uno sguardo. Coraggio, amico, avvicina. Attenzione pendolari, bianco le falde 7 ad Andromeda, pronti per l'imbarco. Per favore salga sulla piattaforma di trasmissione. È da lì che arrivano. Si prega di tenere ben saldo il bagaglio a mano. Grazie, vi auguriamo un piacevole viaggio.
sia al di là della nostra immaginazione, hanno adattato la loro biologia cellulare, assumendo in tutto le nostre sembianze. Hanno trasformato in spazio vitale per loro la crosta del pianeta. Le loro astronavi non subiscono il potere gravitazionale. Né occhio, né interferometro, né telescopio le vede partire. Potete credermi, amici. Buonasera, ragazzi. Tenete gli occhi aperti, eh? State attenti a quello che vedrete adesso. È da qui che viene condotta tutta l'operazione. I messaggi vengono inviati al mondo via satellite tramite segnali televisivi. Docile e disarmato, l'uomo ubbidisce, subisce in silenzio. Venite. Allora, ragazzi, che cosa ve ne pare, eh? La nuova scoperta di una applicata di un meccanismo di antigravità sarà di grande aiuto per tutti. Puoi farci entrare un attimo? Non ho mai visitato uno studio televisivo prima d'ora. E tu mi sembri la persona giusta a cui chiederlo. Beh, suppongo che non sia un'impresa difficile. Vedete qui, dimmi là. Io vi conosco bene. Ehi, ragazzi, ho due amici qui con me che vorrebbero un autografo da quella bella annunciatrice. Avete qualcosa in contrario? Non scherzare. Lo sai che ci vuole il permesso. Eccolo! Ah! Occhio alla porta. Forza, sputa. Dov'è il trasmettitore? Si trova sul tetto, se non sbaglio. Qui ci lavora Holly. Troviamola e ci faremo dire da lei come arrivare al trasmettitore e distruggerlo. Aspettate, state commettendo un grosso sbaglio. Sei stato tu a sbagliare. No, no, dovete prima ascoltarmi. Credo che se un secolo fa la gente avesse preso delle decisioni giuste, oggi il mondo sarebbe tutto diverso. Ma non è stato così, e comunque ormai è troppo tardi. Abbiamo esaurito tutto. Siamo un cumulo di rifiuti tossici e sono loro la nostra alternativa. Gli abbiamo ceduto il nostro pianeta e loro ci trattano come polli da allevamento. Se ci dimostriamo docili, ci lasceranno in pace e potremo assaporare anche noi le comodità e il benessere. In fondo le vuole ogni uomo, no? Gli daresti in pasto anche tuo figlio, eh? Non abbiamo scelta. Riceviamo i loro ordini e dobbiamo fare ciò che dicono. Sono i nostri padroni, capite? Dio, ragazzi. Andiamo! L'intervallo dei 3 minuti o dei 5 minuti? Credo sia quello dei 3 minuti, ma non ne sono sicuro. Comunque, non ne abbiamo ancora più molto, non credi? Si sta verificando una difficoltà. Che diavolo sta succedendo? Per favore, andiamo. Ora che facciamo? Andiamo da quella parte. Scusami. Andiamo, sbrigati. Aspetta un secondo. Conosci Holly Thompson? Cristo, non abbiamo tempo da perdere. Holly Thompson, assistente ai programmi o qualcosa del genere, sai dove... Io non... Allarme di sicurezza. Sezione Delta e rapporto raggi gamma. Quarto piano, immediatamente. Chi è? Odio interrompervi, amici, ma c'è qualcuno di voi che potrebbe dirmi, per favore, come posso raggiungere il tetto? Come posso raggiungere il tetto? C'è un ascensore lì, gira a sinistra, ti trovi alla fine del salone. Ti ringrazio moltissimo. Ah.
c'è più di una strada per poter raggiungere il tetto. Brodo 39,50. Si trovano di sotto. Ci stiamo muovendo. Sento al piano 19, sopra di me. Li abbiamo. Siamo al 21esimo. Li stiamo aspettando. Di là, di là! Non ti conviene farlo. Non interferire, non puoi vincere. Daranno una conferenza stampa sul modo di comprare una barca a vela. Il nostro notiziario. Fuori, da questa parte, da questa parte! Cos'è che non va? Tutto quel sesso e quella violenza che si vedono sullo schermo si sono spinte troppo oltre per me. Ne ho abbastanza. Registi come Giorgio Romero o John Cochran, ecco, si può dire che sono semplicemente. Siete pieni di effetti luce quando andate nelle strade. Sentite che il potere Ussei dà un'immensa carica. Niente può più fermarvi. Vi state muovendo. C'è qualcosa che non va, piccolina?